Ciao a tutti ragazzi, oggi siamo qua con Sara e a Bracciano, che è un'allevatrice di Bull Terrier, come potete vedere. E quindi benvenuta. E niente, parlaci un attimino di questa razza che diciamo, a me ricorda... I famosissimi cani cattivissimi, aggressivissimi, che spesso per strada ti riconducono il maiale, il cane pecora, gli affibbiano 10 miliardi di nomignoli. Sì, allora, che ti dico? Guarda, io ce li ho da tantissimi anni e tutto quello che, come un pochino il pitbull, tutto quello che si dice, in realtà poi quando ne hai uno lo smentisci, diciamo. Sono cani buonissimi e ideali per i bambini, sono molto pazienti, non sono cani che uno magari guardandoli così li identifica come cani da guardia, ma in realtà sono molto socievoli, eccetera. Non sono grandissimi cani da guardia, sono più cani da divano, diciamo. Okay. Io allevo principalmente cani e mi piace portarli in show espositivi. Più avanti, solo giustamente un attimino per la razza. Più o meno quando nasce questa razza e dove? Guarda, la razza è una razza inglese. Okay. Nasce come cane da combattimento, mischiando varie razze. Diciamo che dentro troviamo il dalmata, troviamo il bulldog inglese, il pitbull. Pian piano poi si è arrivato a questo, non nasceva ovviamente con questa testa particolare, si è andata a creare nel tempo. Con la selezione, immagino. Sì, inizialmente facendo molta consanguinità per andare sempre a richiamare più la curva. Poi pian piano, principalmente nasce bianco, il Bull Terrier è bianco. Parliamo un attimino della testa, poi parliamo dei colori. Quindi fondamentalmente questa forma che praticamente caratterizza questa razza è un qualcosa che è stato ricercato, non che poi dopo Sì, è stato ricercato a livello sia estetico sia funzionale, perché ha una, diciamo, una presa molto forte, e quando loro prendono, finché la chiusura non è completamente serrata, non mollano. Ah, ok. Quindi hanno una potenza, con la mandibola molto... di mandibola molto molto forte. Fortunatamente loro questo non lo sanno, e come vedi sono tranquillissimi, te lo dico, appena sono arrivato. Ma sono anche molto giocosi, sì. Gli piace stare in mezzo alla gente, non hanno tanto attaccamento con il padrone. Sai, spesso mi succede che io lavoro anche con i cavalli, quindi ho tanti clienti, bambini, eccetera. Mi chiamano, arrivano a casa, mi dicono: Sara, guarda, mi sono accorta che c'è il tuo cane in macchina. Dico: come c'è il mio cane in macchina? Sì, perché tu apri lo sportello e loro, se tu gli stai simpatico, vengono via con te. Poi magari ovviamente gli manca casa, eccetera, certo. Però loro vanno. Diciamo, non hanno quell'attaccamento al padrone che magari che potrebbe caratterizzare altre tipologie di razze. Sono molto terrier su questo, nel senso che sono molto cocciuti. Chiamarli una volta non basta, spesso ti arriva 5-6 volte, perché ti sentono, ti capiscono, sanno che magari stanno facendo qualcosa che non devono fare, però è più forte di loro finire quello che stanno facendo, poi vengono e magari si prostrano pure perché sanno che hanno fatto qualcosa che non dovevano, però no, molto tranquilli. Invece mi dicevi sulle colorazioni? Il mantello colorato è stato poi inserito piano piano, perché ovviamente, come puoi immaginare, sia negli altri animali, che può essere cavallo, gatto, eccetera, il mantello totalmente bianco porta svariati problemi, che possono essere cecità, sordità, molte patologie legate alla pelle, dermatiti, dacari. Infatti, quando prendi un soggetto bianco, già sai, o perlomeno già dovresti sapere, che c'ha bisogno di tutt'altre cure rispetto a un colorato, che è molto più... Anche fosse solo il... Se uno associa a dove sono stati creati, quindi in Inghilterra, dove il sole
ce n'è poco e non è diretto, certo, loro istintivamente, diciamo di memoria genetica, hanno questa cosa che si vogliono andare a mettere al sole, anche a luna. E quindi si irritano tutti quanti, devi tenerli chiusi nelle ore più calde, devi andare, i bianchi, devi andare, certo, di crema solare, di difese, e anche sull'alimentazione devi evitare magari alimenti troppo proteici o tipo il pollo, eccetera, eccetera, perché rischi molte dermatiti a livello cutaneo. Ok, quindi sicuramente è una pelle molto sensibile. Ma questo bianco è una forma d'albinismo che possiamo vedere in altri animali, oppure no, è semplicemente una, no, una, allora, colorazione delicata? No, allora, la forma d'albinismo può anche subentrare, magari in una cucciolata puoi anche trovarlo, però è diverso, nel senso anche il tartufo spesso lo trovi completamente rosa e l'interno della palpebra è completamente rosa, però se tu lo lavi molto bene, quindi lo bagni completamente o addirittura per necessità tosi alcuni punti, ti accorgi che anche il bianco sotto ha delle macchiette nere, proprio perché, okay, avendo in memoria genetica nella generazione introdotto il dalmata, la cute è rimasta macchiata sotto, quindi, certo, è delicato, però non è completamente albino quale potrebbe essere il dogo. Ok, non su che... quello no. Ah, perfetto, perfetto. Quindi dicevi che nel tempo, quindi adesso sono riconosciute varie colorazioni? Sì, allora i mantelli sono svariati, possono essere tricolor con il red, quindi col rosso come una delle mie gagne, sì, tricolor con il fulvo o black brindle, che sarebbe bianco, nero e nelle parti dove di solito è rosso o fulvo è tigrato, oppure tigrato, white, poi abbiamo colori, diciamo, composti come potrebbe essere fulvo e bianco, rosso e bianco, questi colori così, oppure solidi, quindi un colore completamente quel colore. Lei non è, okay, completamente solida, perché allora, ad esempio adesso ha questa macchia qua sotto, i piedini bianchi, okay, eccetera, non, okay, è completamente solida. I colori solidi non sono molto molto apprezzati, specialmente in Expo, come i manti pezzati. Il manto pezzato è ammesso a patto che le parti, diciamo, bianche nel colorato non superino il 30% del mantello, quindi il, okay, 70% deve essere omogeneo. Ah, ok, ok, ho capito. Questi, diciamo, lui non ha proprio una pezza, si chiama strappo, questo colore un po' così... Diciamo, ancora è ammesso alcuni giudici in internazionale, se parliamo di show, lo vanno a penalizzare, perché ovviamente il giudice all round ti va a giudicare tutte le razze di quel gruppo lì, quindi terrier, certo, eccetera, e va nel complesso. Se tu poi porti il cane in speciale di razza, probabilmente hai un altro risultato, perché il cane, il giudice che ti va a giudicare il cane che è quella razza lì, speciale di quella razza lì, non va a guardare solo il mantello, guarda il complesso. Se la struttura del cane va ben oltre al mantello, non va a penalizzarlo per una macchietta, certo, in più, una macchietta in meno. Oltre al fatto, la dentatura deve essere completa, corretta, è ammesso la mancanza di P1 e di P4, però più è completa, più è corretta, più è apprezzata. Certo. Soprattutto in questa razza qui, dove la dentatura non è facile da averla corretta. Noi allevatori fatichiamo a avere cani con dentature corrette, proprio per la forma della testa, certo, perché spesso questa curva che fa la testa è molto accentuata, specialmente sulle linee moderne, e quindi il piatto mandibolare, diciamo, sotto o è stretto, e quindi i canini si impalano al palato, oppure soffrono di prognatismo o inognatismo a seconda della testa, delle proporzioni, cioè, della testa del cane. Per esempio, la testa deve assumere una grandezza, cioè ci sono delle grandezze che, sì, devono, cioè, essere assurde, che non devono essere superate, o comunque ci sono delle proporzioni, okay, degli assi craniofacciali, della posizione degli occhi, la posizione delle orecchie, che non deve essere verso l'esterno ma deve essere dritta, in protesi in avanti,
Sì, come in tutti i cani hanno delle proporzioni da rispettare che chiedono poi in show. Ovviamente non è che quando noi andiamo a scegliere un cucciolo su una cucciolata, ad esempio l'allevatore quando si sceglie il cucciolo per le esposizioni non vuol dire che gli altri non siano sani o non siano certo, belli. Certo, certo, rispecchia delle caratteristiche. Perché non tutti giustamente cercano il cane da show. Ovviamente poi tutto è, diciamo, tutta una catena. Il cane da show acquisisce un valore, il cane da, diciamo, il pet da compagnia certo. ne acquisisce un altro, ma non perché non sia sano, semplicemente o c'ha una macchietta fuori posto o c'ha un dentino fuori posto. Ah, potrebbe essere magari, ecco, magari solo un orecchio leggermente più grande esatto, rispetto all'altro. Esatto, ad un privato che, certo. a cui non interessa andare in show, però interessa un cane sano perché proviene da due genitori sani, da un allevamento riconosciuto, eccetera. Comunque ha sia comunque un genitori cane, testati. Esatto, un cane che... Non ci puoi mettere la mano sul fuoco certo. perché il futuro ci riserva sempre non sappiamo certo, cosa, però certo. un buon 90% sai certo. cosa hai acquistato perché innanzitutto in allevamento hai visto i genitori e secondo poi hai toccato anche in mano qualcosa di concreto che comunque, sia rispecchia anche gli standard certo, di esatto. razza perché comunque sì, sia l'allevatore sia di razza che di buona salute certo perché certo. noi allevatori siamo costretti ed è giusto, in realtà sarebbe giusto anche che lo facesse un privato certo. eccetera, dare delle certezze a chi compra perché comunque sia non ti dico che stanno spendendo poco, però comunque è una somma certo. Che sia 100, che sia 1000, che sia 2000, comunque stai acquistando qualcosa e tu ogni un essere vivente che comunque sia vuoi una fra virgolette una sorta di garanzia, assolutamente. No? Invece per quanto riguarda maschio e femmina, c'è dimorfismo sessuale? Ci dovrebbe essere, okay. Allora ci dovrebbe essere. Infatti io l'ho visto, comunque se il maschio rimane più grande rispetto sì, esatto. alla femmina. Anche questo è un po' nelle linee moderne fatichiamo un pochettino ad averlo, nel senso che abbiamo dei maschi un po' più piccoli con dei lineamenti che tu a vederlo di sfuggita senza soffermarti diresti che è femmina e viceversa. Okay. Però sì, assolutamente c'è del dimorfismo sessuale e ci deve essere e deve essere netto. Non ci danno a noi come bull terrier standard rispetto a un miniature, non ci danno limiti di altezze, di peso o di proporzioni generali. Il bull terrier deve essere nel minimo spazio la massima espressione di potenza. Okay. Tutto qui. Non ci dicono che la femmina deve essere tot al garrese, il maschio tot al garrese, pesare tot o maschio o femmina. Questo non ce l'abbiamo okay, nello standard. Okay. Abbiamo, e proprio per questo alcuni allevatori rispetto ad altri si distinguono. Tu se sei nel mondo e sei in giro e vedi due cani, puoi benissimo dire questo è della linea di Tizio, questo è della linea di Caio certo. per chi si è definito una propria linea, perché non avendoci nello standard dei limiti certo. ognuno alleva a suo piacere, diciamo. Certo, infatti dopo immagino che infatti una delle domande che vorrei fare è proprio qual è il bull terrier che... mio type. Bravissimo. Allora noi del bull terrier non abbiamo un bull terrier, abbiamo svariati type. Il buon allevatore mira al middle, diciamo. Allora possiamo avere un bull terrier di tipo bull, quindi tendente al bull, leggermente più basso, leggermente più tarchiato, okay. eccetera. C'è il bull terrier di tipo dalmata, quindi più alto, più magro, più longilineo. Okay. C'è il bull terrier middle che è un bilanciamento equo tra i due e quindi l'allevatore mira ad avere il più equilibrio possibile. Un buon allevatore che si rispetta mira al middle perché ovviamente se si parla di show, in show devi avere un cane più fluido possibile anche da guardare sia certo. nei movimenti che nell'aspetto fisico
il bull terrier di tipo bull, proprio di tipo bull, non è apprezzatissimo, perché comunque non rispetta, è vero che non ci danno dei limiti di altezza e peso, però deve rispettare delle proporzioni anche articolari certo. Diciamo garretto, avambraccio, eccetera, eccetera. E poi c'è il bull terrier di tipo terrier, che anche caratterialmente tende al terrier. Ci vogliono anni, però per andare show ci arriviamo piano piano al tipo middle. Io penso che personalmente sto sulla buona strada. Non è facile, eh? Lui ha 2 anni adesso e me lo trovo dopo 11 anni che possiedo bull terrier, e ci ho avuto parecchie soddisfazioni. Siamo stati alla mondiale che facciamo noi solo di bull terrier, quindi speciale bull terrier, ci siamo classificati quarti sul podio. È una soddisfazione grande. Non è facile, ancora di strada ce n'è, anche perché quando lavori su una linea e ti piace quella linea, fissare non è sempre facile, certo. Nel senso, l'ultima cosa che vai a fissare sul bull terrier è la testa. La cosa più difficile da ricercare è la struttura del bull terrier, perché la testa dai due genitori con una buona testa, una buona chiusura, molto probabilmente ti esce. Il problema sono le proporzioni proprio che vai a ricercare nella struttura, quindi che abbia osso, che abbia angoli, che non abbia i gomiti in fuori, che abbia una buona leva, perché un bull terrier di 40 kg con una leva bassa vai proprio ad entrare nel type bull. Certo. E quindi non, anche a livello di vita proprio del cane non è ottimale, perché fatica, non sono già cani molto agili, diciamo, si stancano facilmente. Quindi non è una questione solamente puramente estetica, ma anche di salute del cane. Ah, ok. Invece per quanto riguarda il carattere, nel senso tendenzialmente, perché ad oggi io comunque sia sono entrato, non mi hanno detto, come mi raccontavi, comunque sia sono animali che non tendono a essere territoriali, però essendo comunque sia nati da... Per il combattimento deve essere stata fatta una selezione per cercare di togliere. Allora, come in ogni razza, se tendenzialmente è stata creata per quello e tu gliela enfatizzi, ovviamente gli esce fuori. Se tu gliela vai un pochettino a spegnere, riesci ugualmente, rimangono comunque con il loro carattere, riesci a tenere femmina con femmina, maschio con femmina, ma maschio con maschio non riesci a tenerli, fino a una certa età magari stanno. Dopodiché qualsiasi cosa che fosse pure una foglia vanno a contendersela, cominciano a contendersi il territorio, cominciano a contendersi le altre femmine, quindi su quello il carattere gli è rimasto. Poi dipende cosa fai tu col cane, innanzitutto a chi va in mano, e noi certo. Allevatori anche a coscienza siamo costretti a selezionare parecchio, perché come razza attira persone un po' esaltate che vogliono il cane che sia cattivo, eccetera. Certo. Loro non sono così di razza, però avendocelo nel DNA, se glielo enfatizzi e glielo tiri fuori, gli esce, certo. Come può essere il border collie che lavora sul bestiame. Tu lo puoi tenere a casa, però se tu lo porti in mezzo a un gregge non sa che farci se non ce l'hai preparato, però ce l'ha distinto, certo, ad certo, andarci, che comunque capito? Sia se... E stessa cosa il bull terrier. Ho capito. Non, io lavoro con anche con cavalli, con i bambini, insegno equitazione, eccetera. Fosse per una mia esigenza personale, fosse anche perché me li porto spesso in giro, eccetera, seleziono proprio cani con carattere tranquillissimo.
dove c'è una cagna un po' più, diciamo, territoriale, focosa, eccetera, vado a dare un maschio un po' più tranquillo, che gli plaghi un pochettino il carattere, e anche per una questione di show. Noi in show, se andiamo con, ci possiamo ritrovare in un ring di 10x10, 20 cani, certo. E possono essere, sono magari in categoria maschi, sono tutti maschi, tutti interi, e quindi se c'è il cane minimo aggressivo comincia a diventare un problema, certo. Oltre al fatto che ti squalifica, no? non puoi, il cane aggressivo non può presentarsi nel ring. Infatti io, una delle domande che avevo fatto poco tempo fa, ho provato a fare un video su un'esposizione fatta a Viterbo, però poi per motivi di lavoro sono arrivato tardi e non sono riuscito a girare niente. E però la prima domanda, essendo comunque sia, c'erano 10 ringhe, che mi sembra sia un'esposizione internazionale, la prima domanda che mi sono fatto è detto, ammazza, comunque sia, quanti cani nello stesso posto e tutti assolutamente tranquilli, senso, comunque sia un minimo, c'è un lavoro, si vede l'allevatore che dietro porta... c'è la selezione, c'è anche il fatto, come ti dicevo prima, che mi hai detto già 60 giorni porta il guinzaglio, lavoro, eccetera, sì, te lo cominci a portare già a quell'età in show, anche che non, magari non lo presenti nel ring, ma si, certo, comincia a fare un'idea, il fono, gli altri cani, chi abbaia, chi ringhia, se ti avvicini troppo al trasportino, perché comunque ci sono cani, razze come lupo cecoslovacco, eccetera, che sono tranquillissimi nel ring, però quando stanno chiusi nel trasportino ci devi stare a debita distanza. Certo. Perché, non, come ripeto, la loro natura rimane sempre. Per poi che essere. Loro sanno che quando tu metti il guinzaglio da show, essendo abituati da piccoli, si va a lavorare, è tutta un'altra cosa. Certo. Loro sanno che dentro al trasportino è diciamo casa loro, la loro cuccia, eccetera, e lì possono essere territoriali. Dal momento in cui portano il guinzaglio da show, stanno lavorando, e quindi un buon cane da show si riconosce anche da quello. Wow. Anche la selezione, il lavoro che c'è dietro è tanto, non sembra, ma è tanto, 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 anche perché non tutte le razze sono portate per quello. Loro sono cani che amano farsi guardare molto, li vedi anche nel ring molto esaltati, giocano, saltano, eccetera. Ci sono alcune razze invece che è un pochino difficile farle entrare nel ring, perché non, ad esempio il border collie, che è un cane che nasce per, a meno che non sia un border collie linea da morfologia, certo, un border collie che lavora spesso non si ritrova nel caos di un'esposizione che può essere al chiuso, quindi dentro che rimbomba, eccetera, e non è facile, è da apprezzare il lavoro che c'è dietro fatto dall'handler. Infatti io, parlando sempre da esterno, colui che non vive, effettivamente ti rendi conto di quanto non sai il lavoro che c'è dietro, perché uno va lì e vede, sì, ammazza quanti bei cani, comunque sia, quante belle situazioni, poi dopo uno, nessuno si rende conto poi quanto duro lavoro, quando giornalmente, esatto, ogni allevatore da piccoli lavora, ma infatti uso anche solo la socializzazione, no? Cioè io mi immagino quando uno possa cercare, pensi che uno la dia per scontato, come se fosse, invece quando uno riesce, certo, a stare attento a poter socializzare l'animale in ogni suo piccolo... Certo, perché può succederti anche che dentro il ring siamo umani, quindi ci scappa il guinzaglio, non puoi stare sempre con, certo, con il terrore che il cane ti si attacca. Poi ci sono delle razze che purtroppo sono tendenti a quello, quindi poi varia da cane a cane, però fondamentalmente... Poverini, tanti di sti cani si subiscono ore e ore di tavolo da lavoro col fono, e allisciano, certo, e stirano, e ciuccetti e cosine. Quindi c'è tanto lavoro dietro dell'handler, c'è tanta pazienza del cane, c'è averli abituati da piccoli, c'è l'indole da show del cane, perché come c'è il cane da lavoro, c'è il cane da show, e lo vedi, certo, ce l'ha nel sangue, perché già da piccoli, quando vedono, sentono un rumore che c'è, si piazzano da soli, non hanno paura di niente già, certo, da piccoli. E anche quello nella selezione di un allevatore fa tanto, cioè vai anche a ricercare un po' il temperamento, non solo l'estetica, perché magari sai di avere un cane con un piccolo difetto, ma se il cane c'ha il temperamento e nel ring si fa vedere,
Certo. Quel piccolo difetto si nasconde, che sia per la bravura del cane, che sia per la bravura dell'handler, quel piccolo difetto rispetto ad un cane, magari anche più perfetto, bello, però, non c'è... però spento, coda bassa, che non si presenta petto in fuori, eccetera, sì, anche il temperamento fa tanto del Quindi cane. Anche il binomio, cioè immagino anche il binomio sicuramente favorisce una buona prestazione all'interno. Sicuramente quello che trasmetti tramite il guinzaglio è tanto adrenalina, ansia, nervosismo, eccetera, quello si riporta tutto sul cane in show. Altra cosa che ti volevo chiedere invece, per quanto riguarda patologie a cui loro sono, se ce l'hanno comunque. Guarda, noi non abbiamo come, perché fondamentalmente è una razza riconosciuta dall'ENCI non tanto di recente, quindi non è tantissimo che abbiamo, non abbiamo neanche un club di razza ancora, noi abbiamo solamente un gruppo ma non un club riconosciuto di razza. E patologie di razza che ci impongono come ENCI eccetera a fare non ne abbiamo. Noi personalmente come allevatori spesso ci troviamo a fare sulle patologie che loro troviamo più frequentemente come bianchi, soprattutto sono la sordità, quindi bear test, la padella che sarebbe il ginocchio. Spesso i cani soffrono di displasia, loro soffrono di ginocchio, la padella, okay, sì, sì. E cuore e reni, questi sono okay. I principali. Bello. Invece le accortezze, diciamo, che dovrebbe avere colui che poi dopo va a prendere questa razza, anche le leoni magari soffrono particolarmente del caldo, oppure il freddo lo patiscono maggiormente rispetto a quanto possa essere. Questo è sempre un po' pure come tu li abitui, se li abitui a stare fuori anche il freddo non lo temono, se lo abitui a stare dentro, essendo un cane che nasce, che dovrebbe nascere senza sottopelo, perché anche quello in show te lo guardano, in teoria il bull terrier non ha sottopelo. Quindi non avendo sottopelo il freddo lo patiscono parecchio, certo. E patiscono anche il caldo perché i raggi, certo, del sole arrivano. Quindi non sono cani che hanno un'ottima termoregolazione. Quindi per cui l'estate dovresti tenerli al fresco e l'inverno al caldo. Certo, certo. Però il freddo lo soffrono meno, nel senso se tu lo tieni fuori una bella copertona d'inverno stanno tranquillissimamente. E per il resto è un po' l'allevatore, in teoria quando vende un cucciolo dovrebbe di norma, ovviamente chi lo fa da 40 anni gli è quasi impossibile riuscire a seguire, certo, tutti i cuccioli, certo, che ha venduto, certo. Però dovrebbe comunque mantenersi a disposizione del proprio acquirente, perché di patologie, ripeto, anche a livello epidermico ce n'hanno tante, quindi consigli sull'alimentazione sicuramente, sugli integratori vitaminici e condroprotettori fino all'anno di età. E poi ci sono svariate linee di pensiero, chi segue la BARF, quindi carne cruda, frutta, verdura, eccetera, chi predilige le crocchette, chi predilige l'umido, quello è indifferente, lo vedi poi con la crescita del cane, se tu dai l'umido non ti crea problemi, continui su quella linea. E poi sempre che cosa vuoi ottenere tu dal, certo, cane, se tu cerchi un cane da show ovviamente tenderai più sulla BARF perché la carne cruda eccetera ti aiuta muscolarmente rispetto, vedi come educa anche il cucciolo, certo, lei, non sono aggressive assolutamente, anche le femmine con i cuccioli che non sono loro, non... te l'ha sbavato tutto? Non è difficilissimo, che devi avere timore a lasciare i cuccioli anche con cagne che non sono le loro madri perché non sono aggressive, però educano parecchio. Quindi tendono anche a creare un certo branco. Di branco, sì. Questo, e cioè, sì, tu riesci a riconoscere la gerarchia che c'è? La riesci a riconoscere nettamente, perché è... La capobranco è la prima che mangia, la capobranco è la prima che va nella cuccia, che ha la sua cuccia, gli altri la rispettano, e poi c'è ovviamente
la cagna che crescendo cerca di sovrastare la, e quindi lì si vanno a creare un po' d'attriti. Ovviamente non, non, come noi persone, certo, tu mi puoi stare simpatico, mi puoi stare antipatico, non mi puoi costringere a starti simpatico, certo, quindi se, se io vedo che una cagna non si integra col branco, non la costringo a stare nel branco, o la porto, ad esempio una cagna io ce l'ho da mia madre, se lei è una cagna molto solitaria, non gli piace stare con gli altri cani, gli piace avere la sua cuccia, la sua ciotola, i suoi giochi, non, non gli piace condividere, quindi perché non costringerla? Certo. L'alternativa sarebbe il box, ma non amo i box, non amo tenere i cani in box. Ci tengo i maschi, però li alterno durante il giorno, fanno un'ora me li porto a spasso, poi lo chiudo, mi porto a spasso l'altro, gli dedico 24 ore, però io posso farlo. Certo. Altrimenti se hai due maschi insieme sei costretto o a separarli o provare a castrarli, però certo, non... Sì, se la creano questa gerarchia di branco e la vedi nettamente nel quotidiano, se riesci a viverteli. Infatti io una cosa che dalle persone che stanno fuori rendo conto, non si rendono tra virgolette conto, cioè generalizzano una razza secondo, che ne so, quello è cattivo, punto, è cattivo. Esatto. Quando invece magari è da vedere che ogni gocciolata, cioè ogni animale poi c'ha il suo carattere, c'ha il suo... certo, come le persone, infatti, e poi dopo infatti cose che tante persone non riescono poi a... cioè nel senso, ci vuole quella sensibilizzazione da parte dell'allevatore, quell'educazione, ecco, perché poi dopo... Guarda, io li tengo 60 giorni, spesso anche 90 giorni, li do abituati alla traversina, perché comunque, ripeto... riuscendogli a seguire parecchio riesco anche a dargli un'educazione che spesso la mamma smette di dargli a 25-30 giorni, perché comunque sono squaletti, hanno le unghie lunghe, i denti lunghi, cominciano a dargli fastidio, poi sulle cucciolate numerose, loro è una cucciolata di 11, quindi lei a 25 giorni già non li voleva più, e quindi lì magari vai a intervenire tu, qualche regola di base, cerchi di mettere i cuccioli insieme agli adulti di modo che gli adulti gli danno già un imprinting. In quel modo lì il privato, quando si prende il cucciolo, c'ha già una buona parte di lavoro fatta. Che pista. Io adesso non ho tiro sul personale. Prima dicevi che è 11 anni, cioè quanto tempo è che allevi? Che allevo? Allora, il mio primo Bull Terrier ce l'ho avuto 11 anni fa. Poi ne ho presa una l'anno dopo, perché è difficile che se c'hai questa razza ti fermi al primo, eh. Perlomeno la coppia ce l'hai sempre, perché ti rubano proprio il cuore. Io prima di loro c'avevo i Doberman. Loro ti rubano proprio il cuore. E la seconda l'ha presi in un rescue e ancora ce l'ho, c'ha 13 anni. Era già grande quando l'ho presa. E ad allevare la prima cagnetta col pedigree l'ha presi 9 anni fa e feci dopo circa 2 anni e mezzo, perché mi avevano sconsigliato di farla accoppiare prima del secondo calore, feci questa cucciolata e molto inesperta anche nei parti eccetera, nessuno mi diede aiuto, parecchi allevatori sono anche molto gelosi del loro lavoro, quindi non ti consigliano eccetera, e purtroppo sulla cucciolata di 7 su parto naturale li persi quasi tutti, ne rimase uno, e il fato ha voluto che questo cane è venuto veramente bello bello. E io anche molto, molto inesperta a livello espositivo, e comincio ad andare un pochettino in show così, poi vado a fare una speciale di noi del gruppo del Bull Terrier, il cane viene notato e viene selezionato per la squadra italiana ai mondiali in Olanda, e da lì mi ha appassionato. Praticamente, scusa un attimo, se vado fuori tema, perché non, tu sai, io sono proprio ignorante in tutto, cioè io se tu mi dici se uno funziona lo show, io non ho più pallida idea. Quindi nel senso, l'Italia forma una squadra con i 3-4... Sì, esatto, viene incaricato un selezionatore che spesso è tra i migliori allevatori in Italia, e viene fatto uno show in cui questo selezionatore diciamo visiona i cani fra virgolette più belli d'Italia, o perché hanno quell'anno vinto maggiormente maggiori expo,
o perché ha vinto una speciale proprio ENCI come maschio o come femmina, vengono selezionati due maschi sopra i due anni, due femmine sopra i due anni, due maschi sotto i due anni e due femmine sotto i due anni. Ah, e okay, quindi... per ogni diciamo categoria una riserva che potrebbe intervenire nel caso in cui uno dei titolari avesse un malore o non potesse venire, eccetera. Quindi comunque si è stato selezionato su sei. Esatto. Ah, wow. È stata io lì per lì, fondamentalmente, non essendo ancora del mondo, eccetera, non gli ho dato neanche tutto questo peso. E poi parlando fa: ma veramente ti hanno selezionato? Guarda che è una cosa importante, vacci, non, anche se sei, perché inizialmente ero stata selezionata come riserva, però mi era stato detto: guarda, vieni perché quasi certamente entri tu, perché sull'altro cane, il proprietario dell'altro cane non sa se riesce a portarlo o meno. Quindi dico: vabbè, anche se sto in riserva, perché comunque quando tu vai a fare, non è tua mamma, quando tu vai a fare la presentazione della squadra italiana, e lì trovi tutte le squadre, America, Inghilterra, certo, Spagna, eccetera, entrano anche le riserve, quindi sarebbe stato emozionante anche solo, certo, entrare come riserva, bandiere italiane, cioè è stato veramente emozionante. Cioè, una lì poi sul campo mi sono reso conto, cavolo, è una cosa importante. E da lì ho cominciato ad allevare, perché mi è piaciuto il mondo, mi è piaciuto questa cosa, dico io prima... Ovviamente poi lì ti metti, ti siedi e guardi chi c'è veramente da anni, eccetera, dici io voglio arrivare lì, ti crei un obiettivo, e quando ti crei un obiettivo già stai un passo avanti. Assolutamente, questo lo penso un po' su tutto nella vita, sì. Oltre che... Ah, wow, che emozione! E invece cos'è che più di tutti ti ha colpito di questa razza? Nel senso, io adesso dico... Quando io penso a questa razza, prima di venire qua, dato che ce l'ho solo nell'immaginazione, penso a un animale dolce, perché poi il pensiero più grande che ho di questa razza è del film Bevi il maialino, di questo animale sembrando, invece poi effettivamente è molto dolce, quindi questa era l'immagine che avevo io. Sì, allora mi dicono che li spaventano perché non hanno espressione, quindi non riesci a capire se sono felici, tristi, se... ti stanno guardando con cattiveria, se ti stanno guardando con dolcezza, vedi che poi è. Sì, sì, assolutamente, sono dolcissimi. E a me mi ha colpito più che la fisicità, più che l'aspetto, proprio il carattere. Il carattere, perché, guarda, ti dico sinceramente, ero al mare, sdraiata, vestito sotto la testa, arriva un coso tutto bianco, che quando sono piccoli così... La domanda che adesso mi fanno a me, spesso l'ho fatta anch'io, che animale è? Certo. Che cos'è? Sì. Mi prese sto vestito da sotto la testa e scappò. Era piccolo, più o meno come lui, 60 giorni, con sto vestito in bocca. L'ho guardato talmente incuriosita che prima ovviamente di prenderlo mi sono stata un paio di mesi a studiarmelo, a vedermi in video, eccetera. E mi ha incuriosito proprio il carattere che c'hanno loro, perché al rispetto di quello che esteticamente fanno vedere, il carattere è totalmente opposto, sono proprio dei giocarelloni, dei affettuosi, i maschi soprattutto. Io quando mi capita il cliente che è il primo cane che acquista, suggerisco il maschio, perché la femmina è più di carattere, a livello okay, anche territoriale, a livello gestionale. E il maschio ovviamente ci puoi avere difficoltà se lo porti al parco con altri un altro cani, maschio, certo. Però caratterialmente loro sono molto più giocarelloni, molto più socievoli e molto più affettuosi rispetto alla femmina. Ah, wow! Sì. Vi consiglio sempre il maschio perché è più facile da gestire come primo cane. Poi una volta che si conosce la razza, anche prima o certo, poi la femmina te la fai, se c'hai spazio, se c'hai certo, tempo, quello assolutamente. Poi infatti, ovviamente se c'è qualcuno che predilige la femmina, vuole la femmina, eccetera, e io riesco ad individuare, perché poi quando mi chiamano partono loro con le domande, poi parto subito io con le domande. Devi capire un attimino anche in che contesto andrà a vivere il cane, se c'è il giardino, se non c'è il giardino, certo, e che tipi sono i proprietari, se c'hanno polso, se non c'hanno polso. E
da lì nella cucciolata poi tu puoi suggerire, poi ovviamente quando loro vengono può piacergli, possono innamorarsi di un altro eccetera, però tu devi andare a individuare un po' il cucciolo che ha il carattere per vivere in quella situazione lì. Certo, certo. Perché certo. Non tutti i proprietari hanno poi lo stesso carattere, quindi c'è quello che magari si fa rispettare di più, gli puoi anche dare il cucciolo certo, con un po' più di certo. carattere. Quelli che magari può essere una signora grande, non sembra, ma me ne vengono tante anche di signore di 50-55 anni che vogliono il bull terrier per loro. Wow. Non lo so perché attira così, però sì, anche cane da compagnia. E poi oltretutto comunque sia si sposa bene anche con i bambini, nel sì, senso comunque sì, sia sì, è molto... È molto paziente su quello e c'ha molta sensibilità. Guarda, io magari da un adulto vai lì, fai una carezza un po' più forte, ti prendi la ringhiata e ti dice oh, certo, con certo. calma. Dai bambini come ti distrai, ti montano in sella, ci vanno a cavallo, sì, gli tirano la coda, gli tirano le orecchie, si fanno fare tutto. Infatti mi rimane sempre questo punto interrogativo di quanto poi questa razza, ma in generale vedo questa proprio sensibilità verso i bambini. Io adesso ti dico, ho 3 bambini e la mia ragazza ha un cane che diciamo lasciata a casa con i suoi, che però diciamo è molto 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 diseducato, ok, quindi di piccola taglia, sì, è una media razza, un meticcio che tende, se non sbaglio dovrebbe essere un incrocio tra qualcosa tipo un bassotto e un molossoide, e lui riprende molto i caratteri sia fisici che caratteriali, molto forte, con gli altri cani non si prende, molto difensivo eccetera eccetera, ma nonostante questo, infatti mi ricordo quando era piccolo, una volta stavo entrando dentro casa, mi ricordo benissimo, di sera, lui mi è saltato addosso per mordermi, nel secondo in cui, mentre saltava, siamo detto, tra l'odore, cioè mi ha riconosciuto e iniziava a fare le feste, ma io mi sono reso conto e voleva mordermi. Invece con i 3 bimbi miei puoi fargli di tutto, cioè sono veramente, cioè noti negli animali questa particolare sensibilità verso i bambini. E, c'è alcune razze sì più di altre che per assurdo per tutto quello che viene detto e fatto anche il pitbull è un cane, pitbull terrier è un cane che ha molta predisposizione sul bambino, l'unica cosa è che vanno in protezione magari del bambino, guarda certo, chi glielo tocca certo. Sono talmente diciamo portati per questa cosa materna verso i bambini che diventa un'arma a doppio taglio. Ah, certo, certo. Ecco perché magari ti associano alla cosa cattiva, ma in realtà loro non sono cattivi. Cioè, tanti mi dicono, oddio, ora lo devo lasciare col bambino, ma poi... No, assolutamente. Sono 2 bambini che giocano. Assolutamente. Io infatti cerco sempre, infatti vorrò nel tempo andare a cercare di scoprire tutte le razze possibili da allevatori che li conosco, perché... Voglio sfatare anche il mito di chi parte a pregiudizi. Io per esempio certo, c'ho il vicino di casa che ha un pitbull, che credo non sia di razza, è il cane più buono del mondo. Ma con gli altri cani, con le persone, addirittura... Questo anche perché è stato cresciuto... Sì, adesso non conosco benissimo la storia, ma è vero. Addirittura c'è il padre, diciamo, c'è un cocker e... È cocker che dà fastidio. Io mi ricordo addirittura lo prendeva dalla guancia, gli mordeva la guancia e lo se lo trasportava via. Il pitbull non ha mai fatto una mossa questo cane. E veramente. Guarda, io ho introdotto così per piacere e perché ho intrapreso non la carriera, perché ancora siamo in procinto di, finché c'hai i cuccioli è un po' difficile. Però la carriera da handler è per curiosità e anche per facilità in expo visiva, ho voluto introdurre questo cane nudo messicano, lo sciolo. C'ho uno sciolo, taglia infatti, standard. L'ho visto anche sulle foto, infatti dopo te l'avevo voluto chiedere. Dopo adesso te lo faccio vedere. È un cane molto particolare, molto di carattere, un miscuglio quasi tra border collie e doberman e... Inizialmente ci ho avuto timore a inserirlo in mezzo a loro, ma non per loro, ma per lui, perché loro non, facendo anche io ogni tanto pensione casalinga, vedendo tanti cani, eccetera, loro puoi portare qualsiasi cane,
spesso neanche si accorgono che entra, certo, nel giardino. Sì, gli vanno tutti addosso, lo annusano un attimo, fatta, certo, via, ognuno per conto suo. Certo. E lo sciolo è molto particolare, è un cane molto di... molto coraggioso, ma anche iperattivo, cosa che loro non sono, quindi magari loro agli orari più caldi, perché poi li vedi girare fino alle 6 del mattino, poi dalle 6 del mattino alle 7 di sera non li vedi, si vanno a cercare i posti freschi così, e lui sta sempre tutto il giorno lì e va lì e gli morde il collo, e va lì e gli tira la coda, e va lì e gli morde la zampa, e spesso dico, cavolo, ma questi un giorno di questi basta, non sopportano più. E ogni tanto loro qualche morsetto di avviso glielo danno, però... Però che pazienza, comunque sia, è da riconoscere che... Dimostrano anche molta pazienza, sì. Assolutamente, è giusto. Va bene, io credo che... ecco, ti volevo chiedere. Adesso, immagina che io sono colui che vuole andare a prendere un Bull Terrier, ok? Che possa essere tu, magari qualcuno che non si trova qui, quindi anche per motivi... Si trova fuori, eccetera, eccetera. Un consiglio da dare a chi vuole prendere un Bull Terrier, cioè cosa guardare, cosa magari... Ecco, un consiglio da dare a chi vuole avvicinarsi a questa razza. Allora, sostanzialmente quello che ti dicevo all'inizio, di andare alla ricerca non dell'amatore, diciamo, ma di chi lo fa per lavoro. Certo. Ovviamente, se, guarda, ti faccio un esempio, oggi mi hanno chiesto un cucciolo bianco e io gli ho, diciamo, detto pro, contro, io cerco anche di parlare col cliente e alla fine di tutto gli ho detto, guarda, io non lo reputo un cucciolo da show, era un bellissimo cane, un buon cane, sano, genitori testati, eccetera, pedigree, microchip, vaccini, certo, certo, tutto quanto, e quindi non mi sento di venderlo a più di 1.000 euro, per me è un cane, un semplicissimo cane da... Certo, certo. Cioè, noi ovviamente abbiamo dei costi nella monta, nell'inseminazione, se c'è, nel progesterone, nella gestazione, l'alimentazione del cucciolo fino a 60 giorni, l'alimentazione della mamma pre e post parto, infatti, ci sono dei costi. Credo che nessuno si rendi conto, anche dietro a quella cifra, perché chi sta a casa, che magari lo ciba anche con gli avanzi della cena, che se lo porta in giro e fa mangiare, no? Invece l'allevatore, che comunque si attiene all'animale e cerca di dare tutte quelle, dagli esami, da... dietro quel prezzo a volte c'è veramente lavoro, non c'è... C'è lavoro. Ma c'è non lavoro. Solo c'è lavoro, ma non c'è quasi nemmeno il ricavo. Esatto, perché esatto, effettivamente dietro c'è un... anche solo sull'alimentazione, che un conto è delle crocchette, dell'Eurospin, esatto, eccetera, esatto, un conto è dare un'alimentazione, certo, corretta, specialmente variata, su cani così delicati che sono i bianchi. Assolutamente, infatti. E quindi niente, io gli ho detto questa cosa qui, gli ho detto, guarda, 1.000 euro, c'è il cane completo di tutto, lo porti a casa, ovviamente facciamo un passaggio del pedigree, del microchip. No, se vuoi io posso offrirti 400 euro, lì secondo me è l'offesa sia all'allevatore sia al cane. Però ecco, io consiglio a chi compra di se va al risparmio di non cercare una razza, ma di andare dal canile, perché lì almeno salvi una vita. Salvi una vita, perché anche perché se tu vai a cercare un cane così particolare, cerchi il risparmio, eccetera, se tu cerchi il risparmio sul costo, no, poi vuoi, lo vorrai anche su, come dici tu, la crocchetta dell'Eurospin, sì, eccetera. Sì, assolutissimamente. Ma tanto meno spendi, più spendi. Assolutamente. Quindi starai sempre dal quello veterinario. Quello è un detto che vale in qualsiasi occasione. E quindi io consiglio prima di tutto di andare su chi alleva e lo fa per mestiere. Una sorta di garanzia ce l'hai, certo, c'hai i visibili mamma e papà, hai un pedigree alla mano, il pedigree, perché spesso ti chiamo e ti dico, ma io lo voglio senza pedigree, non esiste l'allevatore quando denuncia una cucciolata, il pedigree se ce l'ha, devono decine, essere 8, certo, quindi, certo. E la cosa che mi fa più rabbia, questo lo consiglio a tutti, lo dico proprio io personalmente come cosa, come allevatore, non vi fate ingannare da chi vi dice 800 senza pedigree e 1.200 col pedigree, perché un pedigree il prezzo, costa 27 ecco, euro. Infatti dico, il prezzo, a volte io, qual è la differenza? Perché fondamentalmente i costi è la stessa identica. Iscrivere un cane all'anagrafe, all'ENCI, quando vai a fare i modelli per il pedigree, costa 27 euro. Certo. Quindi non è non può inciderti 800 rispetto a 1.200, certo, proprio non esiste.
Quindi su questo anche chi acquista deve informarsi, perché spesso l'allevatore tende a farla sta cosa. Se vuoi pedigree, l'allevatore deve consegnarlo per forza, certo. Anche perché non esiste se lo vuoi o se non lo vuoi, il cane ce l'ha, quindi certo. Tu mi stai dando il cane, me lo devi dare col pedigree. Stop. Giusto. Poi, se mi vuoi fare un discorso che posso, che è quello che poi faccio io, che il cane sia da show o no, allora... Certo, lì c'è una differenza. Certo. Se io ti dico, guarda, questo cane c'ha una macchia fuori posto, non va in show, quindi te lo do a 900, certo, 1000 euro. Certo. Ok, questo c'ha un discorso, ma dirti senza o con pedigree non ha senso. Poi se tu da allevatore vuoi che quel cane, perché secondo te allevatore non rientra negli standard, come riproduttore che sia maschio o femmina, l'ENCI ti tutela, c'ha dei fogli scritti che tu ti puoi fare con il privato, dove dice che il cane è un pet, non è un riproduttore, quindi tu non puoi farlo riprodurre. Ah, ok, per salvaguardare anche l'allevatore, esatto, che... Esatto, il nome dell'allevatore. Okay. Certo, perché capito. Comunque poi quei giusto. Cani vanno in giro con la tua linea, certo, di sangue. Certo, certo, giusto. Quindi se tu lo reputi un cane che può riprodurre, quel foglio poi l'ENCI su questo ti tutela. Ah, ti scarichi credo, quel sapevo, foglio giusto. E lo compili a piacere dell'allevatore. Ah, wow. È giusto anche quello. Assolutissimamente. E, va bene, io ti ringrazio tantissimo. E poi tanto dopo l'intervista, ragazzi, uscirà anche il video in cui conosceremo meglio, vedremo meglio gli animali, eccetera, eccetera. E niente, arrivederci.